Benissimo. Allora, sono quasi le 9. Tra poco inizio, così. Benissimo. Così mi presento a tutti, anche a chi non mi conosce. Perché tra voi immagino che ci siano persone che mi hanno già visto in conferenze, seminari o magari in altre puntate di Focus che ho tenuto con voi proprio su questo canale nel lontano 2019. Nel senso che il 2019 è vicino a noi, ma da altri punti di vista sembra veramente un'altra era geologica, visto quello che stiamo passando. Però stasera non parleremo di coronavirus, parleremo di queste carte qui. Le vedete? Se io ve le mostro così, le vedete? Non vedo risposte. Ok, do per scontato che vediate la figura. Comunque, ormai sono quasi le 9, ancora un minuto e poi partiamo. Ok? Benissimo. Perfetto. Allora sono scattate le 21. A questo punto io mi presento per tutti quelli che o non si ricordano di me o non mi hanno mai visto. Mi chiamo Francesco De Falco. Nei biglietti da visita c'è scritto che sono un ricercatore evolutivo e uno studioso di psicologia esoterica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sto cercando nella mia vita di andare al di là dei miei limiti per creare dei percorsi di gruppo in cui possiamo vivere delle esperienze evolutive tutte insieme, nel senso che non è che io insegno e voi imparate, ma impariamo tutti insieme qualcosa di nuovo e magari alla fine di queste esperienze tutti quanti saremo andati un po' oltre nella nostra evoluzione. Per questo motivo io ho fondato un percorso che si chiama Nuova Psicologia di Sintesi, che forse qualcuno avrà anche già sentito nominare. Ho scritto dei libri che illustrano che cosa significa questa nuova psicologia di sintesi. Significa che si cerca dentro di noi di integrare sia la nostra personalità individuale, sia il nostro sé superiore o l'anima, sia il nostro sé divino o monade. La cosa importante è riuscire a conoscere noi stessi e integrare tutti questi aspetti di noi in modo da percepirci come una sintesi che lavora insieme ad altre persone per l'evoluzione di gruppo. Stasera faremo insieme un percorso di gruppo basato sui famosi tarocchi di Marsiglia. Ok? Però è un percorso di psicologia e di trasformazione interiore, non è un percorso di divinazione. In altre parole, oggi non cercheremo di indovinare il nostro futuro attraverso l'estrazione delle carte. Piuttosto cercheremo di creare il nostro futuro cominciando a trasformare noi stessi grazie a questi strumenti evolutivi, delle carte da gioco. Pensate come strumenti evolutivi. Infatti, io vi chiedo di prendere questa serata proprio come se fosse un gioco, una distrazione, e io fossi il vostro intrattenitore questa sera. Diciamo un po' simile al bagatto, questo qui, lo vedete? Il prestigiatore da strada è il bagatto, colui che intrattiene i suoi interlocutori, il pubblico, con degli strumenti di conoscenza, questi che vedete sul tavolo. Benissimo. Allora, ma come sono nati questi tarocchi di Marsiglia? Beh, dal punto di vista storico, sono nati in qualche momento tra la seconda metà del 300, del 1300 circa, tra
il sud della Francia, dove troviamo Marsiglia, e il nord dell'Italia. Non si sa chi li abbia creati e chi li abbia disegnati. Però qualcuno, tra le tante, le mille ipotesi, senza prove, ipotizza anche che uno degli autori sia stato Francesco Petrarca, che viveva in quel periodo proprio tra il sud della Francia e il nord dell'Italia, e ha scritto un poema chiamato I Trionfi, in cui parla di circa 22 immagini che potrebbero anche corrispondere alle figure dei tarocchi di Marsiglia. Vi racconto tutto questo per dire che chi ha creato queste figure non sappiamo chi sia, ma ha fatto un gran bel lavoro. Possiamo pensare a queste 22 figure come a una lingua fatta di 22 lettere. 22 lettere figurate che quindi illustrano sia, oltre alla lettera vera e propria, anche delle immagini, dei significati simbolici che vanno oltre la figura piatta che noi vediamo. Ognuna di queste 22 figure rappresenta un aspetto diverso di noi. Una volta che le abbiamo integrate tutte quante, cominciamo a essere anche noi delle persone più complete, perché ognuna di queste carte ci dà una qualità differente che ci arricchisce e ci aiuta a creare la nostra realtà. Infatti, se noi rimaniamo sempre uguali a noi stessi, è molto probabile che nella vita vivremo spesso e volentieri lo stesso tipo di esperienze, sia con uomini, sia con donne, sia nel lavoro, sia nella vita privata, perché tenderemo ad attrarre più o meno le stesse situazioni. Mi capite, vero? Tendiamo, finché rimaniamo uguali a noi stessi, senza cambiare mai, a ripetere costantemente lo stesso ciclo. Ecco che questa sera vorremmo dare il via a un importante cambiamento evolutivo. Prendetelo come un punto di partenza per la nostra evoluzione, sia individuale sia di gruppo, per creare una realtà migliore intorno a noi. Perché la nostra realtà non la creiamo individualmente, e questo è molto importante. La creiamo insieme alle altre persone della nostra vita, nella nostra vita di relazione. Più le nostre relazioni sono buone, più è facile che creiamo una vita positiva dentro di noi e intorno a noi. Tutto bene fino a qua? Perfetto. Se volete, partiamo insieme con la prima carta del nostro percorso. Questo percorso si chiama Creiamo la nostra realtà, grazie alla trasformazione di noi stessi con queste carte. La prima carta, la numero uno, è il bagatto, come dicevo prima, il prestigiatore di strada. Rappresenta l'inizio. Il numero uno rappresenta le nuove partenze, ok? Allora, è una partenza che non comincia come una tabula rasa, comincia già da conoscenza. Tutti noi siamo persone che hanno già una certa conoscenza del mondo e anche di noi stessi. Siamo intelligenti, ma forse non siamo ancora saggi. In questo senso, siamo un po' come il bagatto, che rappresenta il principio maschile assertivo che afferma se stesso nel mondo, grazie alla sua intelligenza e alle sue capacità e ai suoi strumenti di lavoro che vediamo qui. Però la sua assertività, la sua conoscenza non è sufficiente perché non è ancora saggio. Che cosa differenzia la conoscenza dalla saggezza? Beh, diciamo che la conoscenza è data dall'accumulo di nozioni dentro di noi. È data dallo studio di libri esoterici oppure universitari o delle scuole superiori. È dato dalle nostre conoscenze di biologia,
di psicologia, tutte cose che noi abbiamo accumulato dentro di noi. Ma tutte queste cose aumentano veramente la nostra conoscenza di noi stessi, la nostra felicità, la nostra gioia di vivere? A volte no, perché a volte ci manca una conoscenza di noi stessi più profonda, più interiore. Ecco, il bagatto a questo punto ha bisogno di un aiuto. Come dal numero uno nasce il numero due, così dopo il bagatto, per creare una buona realtà ed essere gioiosi dentro noi stessi, abbiamo bisogno della ricettività della papessa. Chi è la papessa? La papessa rappresenta il nostro femminile interiore, è la consigliera interiore. Rappresenta la nostra saggezza silenziosa. Vedete che è da sola la papessa? Non ha un pubblico davanti a sé e ha un libro in mano, un libro che è rivolto verso di sé, non verso il pubblico. È il libro che rappresenta la saggezza interiore. Non si tratta di un testo sacro o cosiddetto sacro, come la Bibbia, come il Corano o qualunque altro. Perché questi testi, per quanto importanti, non sono tutto. Rappresenta questo libro qualcosa di più profondo. È il libro della nostra anima. È il libro che noi possiamo consultare quando diventiamo ricettivi, non solo assertivi come il bagatto, il numero uno, ma ricettivi come il numero due. Capite? Il numero due, la papessa, ci porta dentro di noi, ci porta in meditazione. Noi possiamo sentire e ascoltare la voce della papessa solo quando siamo silenziosi, non quando parliamo con altre persone, non quando leggiamo un libro e abbiamo quelle parole di quel libro o di quel film dentro di noi che risuonano, quando facciamo silenzio. Quando facciamo silenzio, innanzitutto sentiamo veramente chi siamo, che cosa vogliamo dalla vita, che non è necessariamente quello che la società vuole da noi, quello che la nostra mamma e il nostro papà avrebbero tanto voluto che facessimo nella vita. Capite? Rappresenta ciò che desideriamo noi. Infatti, se non ci proiettiamo all'interno di noi stessi, diventando la papessa, che è un aspetto di noi, noi non sapremo mai veramente ciò che desideriamo dall'esistenza. Vogliamo una famiglia? Vogliamo dei figli? Vogliamo un buon lavoro? Vogliamo uno stipendio fisso, un posto fisso? Non lo sappiamo finché non entriamo dentro di noi. Vogliamo viaggiare? Vogliamo fare i ricercatori evolutivi spirituali? Non possiamo sentirlo e saperlo da altri. È importante sentirlo dentro di noi. A questo punto, quando abbiamo interiorizzato la voce della papessa, possiamo passare oltre e andare al numero 3, l'intuizione, l'imperatrice. L'imperatrice è un altro aspetto di noi, dopo il maschile del bagatto, intelligente ma un po' inesperto, e la papessa, saggia, ricettiva, silenziosa. Nasce il 3. Come da due genitori, maschio e femmina, nasce un figlio, il 3, qualcosa di diverso sia dalla madre sia dal padre, così nasce l'imperatrice dentro di noi. Chi è l'imperatrice? Vediamo i simboli che sono dentro questa carta. Innanzitutto vedete uno scettro che però tiene un po' distrattamente nella mano sinistra, la meno importante in queste carte.
Quindi ha del potere, ma non se ne cura così tanto. Ha lo sguardo, se lo vedete, rivolto verso, non davanti a sé, ma di lato, come se scrutasse qualcosa in lontananza. E poi tiene nella mano destra, stretta a sé, l'aquila dell'intuizione. Che cos'è l'intuizione? È quella cosa che nasce dentro di noi quando abbiamo unito l'intelligenza del bagatto alla ricettività della papessa. Allora nasce la creatività, nasce l'idea, nasce un nostro progetto di vita. Nasce, sentiamo dentro che abbiamo della creatività da manifestare. Questa creatività è la creatività dell'imperatrice. Noi siamo l'imperatrice quando siamo creativi. Creativi in che ambito? In tutti gli ambiti della nostra vita. Nella cucina, nel giardinaggio, nel lavoro, nelle relazioni con gli altri. In un modo diverso, quando troviamo un modo diverso per andare d'accordo con una persona con cui fino a ieri non riuscivamo a trovare un contatto umano. Qui nasce l'imperatrice. Può nascere in ambito artistico, nella pittura, nella scrittura, nel disegno. Può nascere nell'ambito lavorativo, nell'ambito scientifico. Può nascere quando cuciniamo una ricetta. E ci mettiamo tutto noi stessi. E allora quella ricetta che cuciniamo in quel momento diventa una meditazione creativa da cui emerge un piatto nuovo, mai mangiato prima, mai assaporato esattamente con quel gusto. Ecco, il risveglio dell'imperatrice è il risveglio della creatività che nasce dopo che abbiamo maturato una certa conoscenza e siamo stati silenziosi dentro di noi. A questo punto nasce la creatività. Però, per creare qualcosa di buono nella nostra vita, ci vuole qualcos'altro. Non basta l'energia dell'imperatrice. Bisogna andare alla carta successiva, quella dell'imperatore. Numero 4. Sapete, in numerologia il 4 dà l'idea della stabilità, della solidità. Non è una carta così intuitiva. Vedete, l'imperatore è diverso dall'imperatrice. Ha praticamente gli stessi simboli dell'imperatrice, ma distribuiti in maniera molto differente all'interno della carta. Vedete? Mentre l'imperatrice teneva distrattamente lo scettro nella sinistra, lui lo tiene saldamente nella mano destra, come se per lui fosse una cosa fondamentale, il suo potere. Invece l'aquila sta sotto il sedere, cioè sotto al trono. Quindi è una persona che ha dell'intuizione, ma non è la sua qualità primaria. Capite? Chi è l'imperatore? L'imperatore è colui che ormai ha ottenuto un dominio completo di se stesso. Sì, perché se noi vogliamo creare qualcosa, non basta avere un'intuizione qui, non basta essere persone di conoscenza, non basta meditare e diventare ricettivi. Bisogna fare anche dell'altro. Dobbiamo diventare persone pratiche, pragmatiche. Come l'imperatore. L'imperatore rappresenta noi stessi quando abbiamo pieno dominio dei corpi della nostra personalità. Cosa voglio dire? Cosa sono i corpi della nostra personalità? Noi pensiamo a volte di essere il nostro corpo fisico e il nostro cervello e siamo anche il nostro corpo fisico, ma non siamo solo il corpo fisico.
Alcune persone che hanno una mentalità materialistica dicono: noi siamo quello che mangiamo. L'avete mai sentita questa frase? Secondo me sì. Ecco, io vi dico che è giusta. Basta aggiungere una parola, la parola anche. Noi siamo anche ciò che mangiamo, ciò che beviamo, ciò che respiriamo. Noi siamo anche il nostro corpo fisico. Ma abbiamo degli altri centri di coscienza, abbiamo degli altri corpi in senso figurato, un po' diversi dal nostro corpo fisico. Tanto il nostro corpo fisico non è solo il corpo fisico denso, questo qua, che potete vedere e toccare. Abbiamo anche il corpo fisico eterico, dove ci sono i chakra, sapete, no? I sette. Tutti i centri energetici che fanno vorticare, distribuiscono l'energia eterica di natura elettromagnetica in tutto il nostro corpo eterico, con una circolazione energetica parallela a quella del flusso sanguigno dentro il nostro corpo fisico. Ecco, abbiamo i chakra, abbiamo l'aura, L' aura, che sborda dal nostro corpo fisico. Che cos'è? È quella parte del corpo eterico, il corpo energetico, che compenetra il nostro corpo fisico e ne esce fuori per alcuni centimetri. Alcuni la vedono e altri no. Ma ce l'abbiamo tutti. Questa fa sempre parte del corpo fisico, nostro corpo fisico eterico. Però, oltre al corpo fisico, noi abbiamo un corpo emotivo, chiamato anche corpo astrale. Sono la stessa cosa, il corpo emotivo e il corpo astrale. È il nostro centro di coscienza con cui elaboriamo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Emozioni e sentimenti che poi trasferiamo anche al corpo fisico, al nostro stomaco, al nostro cervello, al nostro cuore e agli altri centri nervosi. Il corpo emotivo astrale è quello in cui noi proiettiamo la nostra coscienza quando facciamo dei sogni estremamente vividi che diventano esperienze astrali in cui ci proiettiamo fuori dal corpo fisico e viaggiamo al di là del corpo fisico, per poi rientrare, dopo 1 minuto o 1 ora, in collegamento col nostro corpo fisico. Quindi noi non siamo solo ciò che mangiamo, ciò che respiriamo, il corpo fisico. Siamo anche le nostre emozioni e i nostri sentimenti. D'accordo? Il nostro corpo emotivo. Ma siamo anche i nostri pensieri e la nostra mente. Ecco, la differenza tra la psicologia esoterica e la psicologia occidentale che studiamo nelle università è anche questa. Per la psicologia occidentale, infatti, i nostri pensieri sono solo dentro il nostro cervello. Per la psicologia esoterica, sono anche dentro il nostro cervello. Che cosa vuol dire questo? Beh, vi faccio un esempio. Immaginate di essere bambini, di avere 3 anni e di guardare i cartoni animati per la prima volta nella vostra televisione. E allora pensate che i cartoni animati siano dentro la televisione e solo dentro la vostra televisione. Poi però diventate un po' più grandi, avete 5 anni e andate a casa dei vostri amici e lì vedete nella loro televisione gli stessi cartoni animati. E allora capite che i cartoni animati sono anche dentro la loro televisione. Poi, più grandi, capite che i cartoni animati non sono solo dentro le televisioni, arrivano come destinazione ultima dentro le televisioni, ma in realtà sono dei segnali elettromagnetici che sono distribuiti all'interno dell'atmosfera elettromagnetica terrestre. Quindi sono segnali diffusi che arrivano attraverso il digitale terrestre, le antenne, quello che è, dentro la televisione.
Ecco che se io rompo la televisione, i cartoni animati esistono ancora altrove, anche se io non li posso più vedere. D'accordo fino a qua? Beh, per la psicologia esoterica, per la nuova psicologia di sintesi, per esempio, il cervello è come la televisione della mente. È vero che se io rompo il mio cervello, magari attraverso un ictus, non riesco più a elaborare i pensieri dentro il cervello, qui nel piano fisico, e non riesco più a elaborarli attraverso il linguaggio. Ma questi pensieri esistono ancora all'interno della mente estesa che si estende come corpo mentale al di là dei limiti del corpo fisico. Ok, fino a qua? Benissimo. Se avete domande, potete postarmele nella chat e io cercherò di leggerle e di rispondervi per quello che posso, naturalmente. Quindi qua abbiamo parlato dei tre centri di coscienza della nostra personalità individuale. Quello che noi chiamiamo la nostra personalità individuale, nella psicologia esoterica, non è altro che la sintesi dei nostri tre corpi della personalità, il corpo fisico, il corpo emotivo e il corpo mentale. Va bene? Perfetto. Quindi noi, tornando ai nostri tarocchi, perché non mi sono dimenticato dell'imperatore, ho divagato un momento, ma mi serviva come introduzione per farci comprendere meglio il significato di questa carta. L'imperatore siamo noi, quando diveniamo signori e padroni dei nostri possedimenti, cioè della nostra mente, delle nostre emozioni e del nostro corpo fisico e quindi delle sue azioni. Capite? L'imperatore non è il padrone del mondo esterno, è il padrone del suo mondo interiore. È la coscienza dentro di noi che ha il completo controllo, la completa gestione dei suoi centri della personalità. Perché finché noi siamo in balia dei nostri bisogni fisici, ho fame, devo mangiare, non riesco a controllarmi. Devo mangiare chili di cioccolata perché non riesco a controllarmi. Sono in balia delle mie emozioni, dei miei sentimenti. Sono depresso. Sono abbattuto, non riesco a cambiare il mio stato d'animo. Capite? Finché io sono schiavo dei miei pensieri, non sono libero di decidere io il focus dei miei pensieri, dal centro della mia coscienza, dal centro del mio essere, dal centro della mia volontà, io non sono l'imperatore di me stesso. E non riesco a creare una realtà concreta. Vengo sballottato a destra e a sinistra dagli eventi esterni. Qualunque cosa succede fuori di me mi turba, mi destabilizza e sono sballottato dalle mie tempeste interiori. Capite? Qui vedo una domanda. Si possono davvero governare le emozioni? È una domanda importantissima. Sì, la risposta è sì, ma a certe condizioni. In questo momento della nostra evoluzione, noi riusciamo a controllare abbastanza bene il nostro corpo fisico, giusto? Per esempio, io decido di alzare un braccio e alzo un braccio, giusto? Provate anche voi, ci riuscite. Decidete di chiudere gli occhi. E chiudete gli occhi. Perfetto. Provate a decidere di essere felici. Provate a decidere di essere tranquille. Provate a decidere di essere serene. È già un po' più difficile, vero? Anche per me, non ve lo nascondo. Perché in effetti, in questo momento della nostra evoluzione, il corpo emotivo è quello che ci dà
più problemi di gestione. In questo momento della nostra evoluzione, che dura da diverse incarnazioni e durerà probabilmente ancora per qualche incarnazione, il nostro scopo principale è quello di imparare a gestire le nostre emozioni, i nostri sentimenti, i nostri stati d'animo, che non vuol dire né reprimerli e nemmeno lasciarli liberi di devastarci la vita, ma piuttosto di gestirli in modo da controllare il nostro stato d'animo. Come? Per esempio attraverso un altro strumento che è quello della mente, il nostro corpo mentale, che non è solo il nostro cervello, è anche qualcosa che va al di là. Allora, di solito accade una brutta cosa. Le nostre emozioni, i nostri sentimenti sconquassano la nostra mente che parte con pensieri negativi. Noi gradualmente possiamo fare una ginnastica mentale ed emozionale attraverso lo yoga, attraverso la meditazione, attraverso la focalizzazione volontaria del pensiero su pensieri utili e produttivi, possiamo gradualmente ricondizionare il nostro stato d'animo. Non è importante diventare bravi al 100%. Tutti noi, me compreso, abbiamo giornate buone e giornate meno buone. La cosa importante è gradualmente imparare a far sì che ci siano sempre più momenti buoni nella nostra giornata e giornate buone nella nostra vita. È chiaro che in giorni particolarmente negativi muore il nostro padre, perdiamo il lavoro, o ci ammaliamo improvvisamente in maniera grave o qualunque altra cosa, è più difficile mantenere serenità emotiva. Però queste cose non accadono tutti i giorni. E quindi quello che possiamo fare è fare un po' di esercizio quotidiano in diversi modi per orientare il nostro stato d'animo quando non succedono catastrofi. Cominciamo dalle giornate normali. Alle giornate catastrofiche penseremo dopo. D'accordo? Allora, ne parliamo casomai un'altra volta, anche in maniera più approfondita, di come imparare a orientare il nostro stato d'animo in diversi modi. Potrebbe essere l'argomento di un prossimo incontro con i tarocchi. Adesso sono già le 9:30 e io vorrei concludere per arrivare all'ultimo arcano maggiore della giornata, per non lasciare la cosa a metà. Però mi piacerebbe magari ritrovarci un'altra volta per parlare, per esempio, dell'alchimia interiore dei tarocchi, come i tarocchi ci possono anche aiutare a diventare più sereni e più centrati dentro di noi. Nel frattempo, però, vorrei che vi ricordaste la meta. La meta che ci dice l'imperatore, se vogliamo creare una realtà concreta e positiva dentro di noi, è imparare a gestire bene tutti e tre i nostri centri di coscienza, fisico, emotivo e mentale. Passiamo al Papa, ma vi dico solo due cose e lo saltiamo, perché non riguarda tanto il creare la nostra realtà, questa carta, riguarda la connessione con il sé superiore. Attraverso questo strumento, vedete, che è un ponte. Infatti il Papa è chiamato anche il Pontefice Massimo, cioè il grande costruttore di ponti. È un insegnante pubblico, a differenza della papessa. Vedete che ha due discepoli davanti a sé? E cos'è che insegna? Insegna la connessione con il sé superiore attraverso il ponte che viene chiamato Ponte arcobaleno o Antakarana, se preferite il sanscrito. Io preferisco l'italiano, il ponte arcobaleno, ci capiamo meglio. Il ponte di collegamento tra la nostra personalità individuale e il sé superiore.
Sappiate che come tutti gli insegnanti non ha costruito completamente il ponte, ma è un insegnante che insegna ciò che sta imparando e mentre lo insegna lo impara meglio. Mentre insegna i suoi discepoli a costruire questo ponte spirituale, lo costruisce meglio anche lui. Va bene? Ma passiamo oltre perché l'argomento è un altro. Passiamo a, per creare la nostra realtà, l'innamorato. Questa carta qualche volta è stata erroneamente ridipinta come gli amanti, ma non riguarda solo l'amore, riguarda la scelta. Il tema vero di questa carta è la scelta tra due cose differenti, in questo caso due donne. Una donna più giovane, una più matura. Lui è incerto e sta con una mano da una parte e una mano dall'altra, un piede da una parte e un piede dall'altra. E in alto vedete Cupido che sta con la freccia incoccata. È la freccia dell'innamoramento, è la freccia della scelta. Se la freccia lo colpirà, lui sceglierà, altrimenti no. Quindi una cosa che dobbiamo imparare a fare nella nostra vita, se vogliamo creare la nostra realtà, è imparare a scegliere ed essere totali nella nostra scelta. Cosa vuol dire essere totali? Significa che una volta che abbiamo scelto un percorso, è importante portarlo a termine senza rimorsi e senza rimpianti, senza pensare, ah, se avessi scelto l'altra strada, adesso sarei più felice. Questo modo di pensare ci toglie energia e ci rende più deboli e meno capaci di creare la nostra realtà sulla strada che abbiamo scelto. Abbiamo scelto un lavoro dipendente, cerchiamo di dare il meglio in questo lavoro. Abbiamo scelto di essere autonomi, di creare una nostra azienda, diamo il massimo in questo ambito. Abbiamo scelto una casa invece di un'altra. Diamo il massimo per renderla accogliente, senza pensare continuamente alla strada non scelta. Altrimenti perdiamo energia, perdiamo potere creativo. Ok? Benissimo. Una volta scelto, bisogna mettersi in marcia. E qua abbiamo la carta che ci indica come metterci in marcia. È la carta del carro. Una carta che ci dice, ci dà l'idea del carro del vincitore, apparentemente. Non è così vero come sembra. Infatti, qui vedete che la persona sul carro non ha le redini in mano. Lo notate? Tiene lo scettro del potere un po' non così saldamente in mano. I cavalli vanno uno in una direzione, uno nell'altra direzione. Le ruote vanno in due direzioni opposte. Il terreno è dissestato. Quindi significa che anche quando abbiamo fatto le nostre scelte, gestiamo bene noi stessi, sappiate che andiamo incontro a degli imprevisti. Non è detto che riusciamo al primo tentativo. Il terreno potrebbe essere accidentato anche per motivi che non dipendono direttamente da noi. Per esempio, motivi collettivi. Abbiamo messo su un progetto, però dobbiamo se aspettare 6 mesi per farlo partire perché guarda caso in Italia c'è, e non solo in Italia, c'è il coronavirus oppure qualcos'altro. Non è necessariamente qualcosa che riguarda il nostro karma individuale. Capite? Può riguardare circostanze che hanno a che fare con il mondo, con la collettività. Gli imprevisti esistono. Bisogna tenerne conto. Quindi la cosa importante è non abbattersi. Perché quasi mai le più grandi imprese sono riuscite al primo tentativo. Sapete cosa disse Edison dopo circa 90 tentativi falliti di inventare la lampadina che si ostinava a non accendersi?
ha detto: ho inventato 90 modi in cui non si fa una lampadina. Questo cosa vuol dire? Che lui sapeva che aveva escluso una serie di tentativi e che i prossimi sarebbero stati più fruttuosi. Alla fine ci è riuscito, ma se avesse rinunciato prima, se si fosse lasciato abbattere ai primi tentativi, ai primi momenti in cui i cavalli andavano da una parte o dall'altra, i primi momenti in cui le ruote si stoppavano sul terreno accidentato, la lampadina non l'avrebbe mai creata e noi non ci ricorderemo di lui. Ecco perché è importante la tenacia, la pazienza, la qualità della persistenza, che è una qualità in psicologia esoterica molto importante, la persistenza, la capacità di andare avanti una volta che sappiamo che abbiamo avuto una giusta intuizione e che il nostro progetto ha del potenziale, anche se all'inizio sembra di non concludere granché. Non abbiamo fallito. Abbiamo inventato 90 modi in cui non si fa una lampadina. Al centesimo l'accenderemo questa benedetta lampadina. D'accordo? Perfetto. E questo era il carro. E poi arriviamo alla carta numero 8 per creare la nostra realtà, e cioè la giustizia. Ok? Allora, la giustizia ci dice: è importante che tu abbia fatto una scelta, l'innamorato, ma è importante che sia la scelta giusta per te. Che cosa vuol dire questo? In un certo senso, nel senso evolutivo, non esistono scelte giuste e scelte sbagliate. Le scelte, in un certo senso, sono tutte giuste. L'unica scelta sbagliata è la non scelta, perché ci lascia inerti al bivio della scelta senza fare niente. Se noi non facciamo niente, non sbagliamo, ma non facciamo esperienza. Non facendo esperienza, non impariamo, non evolviamo. Ok? Però, c'è un però. Ci sono due tipi di evoluzioni. L'evoluzione attraverso la gioia e il piacere, l'evoluzione attraverso la sofferenza. In entrambi i casi il risultato è positivo, perché evolviamo comunque. Però la nostra personalità, almeno la mia, non so la vostra, preferisce i percorsi che abbiano una percentuale di gioia maggiore e una percentuale di sofferenza minore. Ecco che scatta il discorso della giustizia con la sua bilancia e la sua spada, i due simboli fondamentali di questa carta. La bilancia, il discernimento, la capacità di pesare le due strade che ci troviamo di fronte. Una strada ci porta a un lavoro, un'altra strada ci porta a un altro lavoro. Quale sarà più piacevole? Uno magari ha maggiori stipendio, maggiori guadagni, ma maggiore responsabilità, maggior impegno, maggiori ore di lavoro. Un altro, meno soldi, meno prestigio, ma più tempo libero. Qual è la scelta giusta per noi? Dipende da chi siamo noi, dalla nostra conoscenza di noi stessi. Se io sono Steve Jobs, il fondatore della Apple, sicuramente per me la strada più giusta sarà quella del lavoro impegnativo, senza sabati né domeniche, senza tempo libero, assorbito completamente da quello. Se io sono una persona differente, più simile a Francesco De Falco, sarò meno ambizioso, ma avrò maggiore bisogno di tempo libero per approfondire delle altre cose che mi interessano nella vita oltre al lavoro. Capite? Quindi la giustizia ci chiede di scegliere con conoscenza di noi stessi, ci chiede di avere rispetto di questa spada affilata che ci chiede di separare
la nostra strada della sofferenza dalla strada della gioia e se ci riusciamo di scegliere la gioia. Naturalmente, anche se scegliamo una strada di sofferenza, sarà solo temporanea e apprenderemo molto anche in quel caso lì. Ma se possiamo evolvere più spesso nella gioia, tanto di guadagnato. Ok? Benissimo. Allora, poi abbiamo un'altra carta di cui parleremo poco questa sera, perché non c'entra tanto con la creazione della nostra realtà. È la carta numero 9, l'eremita. I simboli dell'eremita sono sostanzialmente due, cioè il bastone e, stavo per dire la carota, il bastone e la carota, no, la lanterna. È uno che fa un percorso in un sentiero in cui a volte va in avanti, a volte va all'indietro. È il sentiero evolutivo. E lui utilizza il bastone della saggezza per orientarsi sul sentiero e per sostenere anche altre persone. E usa la lanterna per avere la visione distante. Quindi la saggezza, diciamo, uno sguardo di due tipi. Vede il prossimo passo immediato, il bastone, ma vede anche distante la meta. Capite? Qualcuno mi chiede la spada della giustizia. Torniamo indietro un attimo, riprendiamo la spada, oltre alla bilancia. La bilancia è il discernimento, la spada la separazione. La separazione delle due strade. La strada che ci porta verso una maggiore gioia e una minore sofferenza, e la strada che ci porta verso maggiore sofferenza e minore gioia. L'apprendimento c'è in tutte e due le strade. Benissimo. Se ci sono altre domande, sono qua, eh? Dubbi, domande, curiosità, sono a disposizione. Se no, dopo aver parlato dell'eremita, vi parlo dell'ultima carta di oggi per quanto riguarda la creazione della realtà. Perché vi sto parlando anche di alcune carte che non c'entrano col tema di oggi, intanto, come il Papa e l'eremita? Perché in questo incontro e magari in un prossimo incontro che potremmo fare insieme sull'alchimia interiore e i tarocchi, io vorrei spiegarvi gradualmente un po' il significato di base di tutti e 22 gli arcani maggiori, in modo che questa chiacchierata, sia di apprendimento in diverse direzioni. Cioè, stasera impariamo non soltanto il procedimento con cui noi creiamo la nostra realtà insieme alle persone della nostra vita, impariamo anche la metà dell'alfabeto dei tarocchi, i primi 11 arcani maggiori. La volta prossima, se avrete voglia di continuare questo percorso, impareremo l'alfabeto rimanente, le altre 11 carte, per arrivare alle 22. 22 come le lettere dell'alfabeto ebraico. 22 lettere con cui comporre dei romanzi. Il romanzo della nostra vita, il romanzo della nostra evoluzione, il romanzo del nostro ritratto interiore. Tutti i romanzi che noi possiamo creare attraverso giochi con i tarocchi. Giochi che non sono dei semplici giochi, ma degli strumenti evolutivi per noi. In questo modo, alla fine dei due incontri, voi non avrete solo imparato quali sono le carte dei tarocchi che ci illustrano meglio la creazione della nostra realtà e le carte dei tarocchi che ci illustrano al meglio l'alchimia interiore. Avrete imparato i significati di base di tutte e 22 le carte e potrete cominciare a utilizzarle nella vostra vita come strumenti evolutivi. Infatti, come fondatore della nuova psicologia di sintesi, il mio principale obiettivo è di dare in mano alle persone che incontro degli strumenti evolutivi e renderle autonome
nell'utilizzo di questi strumenti evolutivi, in modo da non creare dipendenze nei miei confronti, ma da rendere il più possibile tutti quanti noi autonomi per proseguire il proprio percorso evolutivo, se lo desiderano anche insieme a me, ma anche da sole. Benissimo. Allora, qui vedo una domanda. I tarocchi sono co collegati ai segni zodiacali? Non necessariamente, direi. Direi che sono due strumenti paralleli. Da una parte troviamo i 22 arcani dei tarocchi, dall'altra parte troviamo i 12 segni zodiacali. In entrambi i casi però hanno delle cose in comune. Tutti quanti loro rappresentano degli aspetti di noi stessi. Costituiscono degli specchi, sia i tarocchi di Marsiglia, sia i segni zodiacali, con cui noi possiamo vedere riflesso il nostro io interiore. In questo senso sono strumenti psicologici più che divinatori. Ok, arriviamo alla carta finale per la creazione della nostra realtà, ovvero la ruota della fortuna. Questa è una delle carte che io preferisco perché è circolare la struttura. Non c'è tanto un'interpretazione dall'esterno all'interno, o meglio, dall'alto in basso, è più dall'esterno all'interno. Vediamo, è come se fosse una carta a tre strati. Allora, lo strato più esterno è quello dato da queste tre strane creature mostruose, questi strani animali che ci incuriosiscono e attraggono il nostro sguardo appena guardiamo questa carta e che vanno su e giù al girare della ruota. Infatti, qui la vedete ferma la ruota, ma vi chiedo di immaginarla in movimento, di immaginare quindi queste creature che si muovono sulla ruota e ora sono dei re, ora scendono, sono degli schiavi, ora vengono messi in prigione, ora ne escono e tornano esseri principeschi. Ecco, questo però è lo strato più esterno, che rappresenta in un certo senso la nostra esistenza, i nostri alti e bassi emozionali anche. Ho visto un'altra domanda, ma rispondo dopo, però me la tengo buona perché è importante. Allora, poi, dopo aver visto queste creature, con i loro alti e bassi di vita, che sono simili ai nostri alti e bassi di vita, vediamo la ruota. Il cerchio esterno della ruota è sempre in movimento, è la ruota del divenire. Capite? Ora salgo emotivamente, finanziariamente, economicamente. Ora scendo. Ora sono ricco, ora sono povero. Ora sono un re, ora sono un mendicante. Rappresenta i nostri sbalzi emotivi. E quindi quando noi siamo sulla ruota del divenire, e qui torniamo al discorso di prima delle emozioni, non abbiamo una stabilità. Il segreto della ruota della fortuna è andare al centro della ruota, dove c'è il mozzo immobile. Solo quando avremo conquistato il centro del nostro essere, saremo sufficientemente stabili e sereni per non essere turbati dalle vicende che riguardano il nostro corpo, la nostra personalità. Sappiate che l'evoluzione non sta nel vivere sempre esperienze positive, perché finché saremo incarnati in questo piano fisico, noi alterneremo esperienze piacevoli ad altre spiacevoli, salute, malattia, gioie, dolori, matrimoni, divorzi, morti dei genitori, morte nostra, che non è mai piacevole dal nostro punto di vista. Quindi vivremo per forza
degli alti e bassi materiali. Quindi l'evoluzione non sta nel vivere alti e bassi, nel non vivere più alti e bassi, scusate, sta nel rimanere sereni nonostante gli alti e i bassi della nostra esistenza fisica. Questo è il segreto della ruota della fortuna. Il segreto della ruota della fortuna è che qualunque cosa noi creiamo nella nostra vita, dobbiamo prepararci a perderla. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Qualunque cosa riusciamo a creare, tramite la legge di attrazione, tramite i progetti della nostra vita, le nostre scelte, le nostre decisioni, le nostre azioni, le nostre relazioni umane, la perderemo, scomparirà. Le amicizie scompaiono. Prima o poi i matrimoni finiscono con il divorzio o finiscono con la morte di uno dei due coniugi. Le case che noi costruiamo le abbandoneremo. Alla fine abbandoneremo anche la nostra casa a cui siamo più abituati, più affezionati anche, il nostro corpo fisico. È sicuro. Questo è il segreto della ruota della fortuna. Quindi dobbiamo imparare in queste nostre vite che facciamo nel piano fisico il distacco e entrare nel nostro centro. Ok? Benissimo. Adesso facciamo un po'. Adesso, prima di tutto, rispondo a una domanda di Alba Chiara Mosca che mi chiede. È vero che non si può procedere alla lettura dei tarocchi se non si è prima stati iniziati e aver fatto una speciale procedura alle carte? La risposta è dipende. E diciamo che, come in tutte le cose di questo mondo, bisogna apprendere l'uso dei nostri strumenti. La vogliamo chiamare iniziazione? Chiamiamola iniziazione. Lo vogliamo chiamare apprendimento? Beh, chiamiamolo apprendimento. Magari oggi potete dire di essere stati iniziati alla conoscenza dei primi 10 degli arcani maggiori. La volta prossima si potrebbe dire che sarete iniziati alla conoscenza degli altri arcani maggiori. Dopodiché potrete muovere i primi passi nel giocare con queste carte. Nel tempo le vostre conoscenze si approfondiranno con la lettura di libri, con l'esercizio, e la vostra lettura diventerà sempre più profonda, più interessante e più utile per voi. Si impara per gradi, però qualche volta nel percorsi chiamiamoli esoterici si pompa un pochino troppo diciamo così, la parola iniziazione e la si usa un po' dappertutto. L'iniziazione al sesso non è altro che la prima volta in cui avete fatto l'amore con una persona. D'accordo? L'iniziazione all'università l'avete avuta se e quando vi siete iscritti all'università. Quindi diciamo che questa parola andrebbe usata forse con minore sacralità, ecco, in maniera un po' meno altisonante. Esistono nel percorso del discepolato cinque iniziazioni da quando uno inizia il percorso del discepolo a quando diventa maestro, ma potrebbe essere argomento per un'altra serata, casomai. Bene, arrivati a noi, facciamo anche, siamo quasi al termine, facciamo anche, se la trovo, un minimo di coming soon, prossimamente su questi schermi. Per
Prossimamente su questi schermi cominceremo a parlare dei successivi tarocchi e in particolare di quelli dalla forza, carta 11 in poi. C'è chi dice che la via secca dei tarocchi, quella più veloce, quella legata a un fuoco più rapido, sia dal primo degli arcani maggiori fino al tarocco numero 10. C'è chi dice invece fino al tarocco numero 11, ovvero l'arcano della forza. Diciamo che l'arcano della forza è interessante perché da una parte è imparentato col bagatto, vedete che ha lo stesso cappello? E dall'altra parte è complementare, opposto e complementare al bagatto. Il bagatto è un maschio o questa è una femmina? Tutti e due hanno intelligenza, la femmina ha un dominio maggiore di se stesso, di se stessa, scusate, e dei suoi istinti. Infatti vedete che fa leva con le mani e tiene sotto controllo una fiera. La forza rappresenta la forza tranquilla, la forza interiore dell'anima che tiene in gestione, usando l'intelligenza e la saggezza, gli istinti della personalità. Vedete? Lei sa dove mettere le mani, è una forza intelligente che usa il principio della leva per gestire gli istinti. In un certo senso, è un punto di arrivo, la fine della via secca, con la scoperta della forza dell'anima dentro di noi e anche l'inizio della via umida, una via più profonda di trasformazione interiore più completa, ma anche più lenta. L'alchimia interiore più profonda, la trasformazione di noi stessi più completa, si ha nella via umida, dove andremo a esplorare gli arcani maggiori più complessi, ma anche più stimolanti per noi. Li vedremo la volta prossima. Detto questo, ci sono altre domande? Io rimango qua ancora qualche minuto, vi dico altre due o tre cose, non tanto sui tarocchi, ma un po' su di me se volete. E così vi do qualche indicazione se volete anche continuare la nostra conoscenza. Se volete potete iscrivervi al mio gruppo Facebook, Nuova Psicologia di Sintesi, ve lo posto poi alla fine qua nei commenti alla fine. C'è il sito Nuova Psicologia di Sintesi in cui potete trovare molto materiale gratuito da scaricare, non tanto sui tarocchi, quanto su altri argomenti per la trasformazione di noi stessi, per esempio il maschile e il femminile dentro di noi, e come riuscire ad andare più d'accordo con il sesso opposto al nostro, ma anche i segni zodiacali di cui qualcuno parlava prima. Potete trovare tutto questo ed altro ancora sul sito nuovapsicologiadisintesi.com. D'accordo? Perfetto. Potete anche scrivermi se volete, mi stavo dimenticando, ma può essere importante, per ricevere delle dispense in PDF sugli argomenti trattati oggi, cioè i significati base degli arcani maggiori e come gli arcani maggiori ci spiegano il modo in cui noi creiamo la nostra realtà. Questo è l'argomento della serata. Se volete, potete scrivermi su Facebook, mi chiedete l'amicizia, me lo chiedete su Facebook, oppure potete scrivermi alla mia mail che vi scrivo qui. Scusate un attimo che ve la scrivo, Francesco Chiocciola, Nuova Psicologia di Sintesi.com. Eccola qua.
Se mi scrivete, io a chi mi scrive invio gratuitamente il materiale in PDF di cui vi ho parlato questa sera. È praticamente la prima parte di un libro che ho scritto sugli arcani maggiori dei tarocchi e su come possiamo utilizzarli non per la divinazione, ma per trasformare noi stessi e la nostra vita. Se non ci sono altre domande, vi ricordo anche un'ultima cosa importante. Noi non creiamo mai la nostra vita da soli, come singole entità. Noi la creiamo sempre in relazione con altre persone. Quindi, più abbiamo una buona relazione sia con noi stessi, sia con altri, con le altre persone della nostra vita, abbiamo quindi più possibilità di creare una vita serena, piacevole e perché no, anche di successo. Meno sono buone le nostre relazioni di vita, meno è probabile che creeremo una vita positiva anche per noi. Sappiate che uno degli obiettivi importanti per la nostra epoca è il passaggio dalla coscienza solo individuale alla coscienza di gruppo, per cui tutti i percorsi più evolutivi non sono oggi percorsi solo individuali, ma anche e soprattutto percorsi di gruppo, anche i percorsi per creare la nostra realtà positiva. Ok. Allora, se non ci sono altre domande, qualcuno mi chiede qual è il titolo del libro che hai scritto sugli arcani. Vediamo se me lo ricordo. Dovrebbe essere I tarocchi raccontano un viaggio nella psiche in compagnia degli arcani maggiori. Allora, qualcuno mi chiede, gli arcani minori sono meno importanti? In realtà sarebbero importanti anche loro, però a me hanno sempre parlato. E mi hanno rivelato in un certo senso i loro segreti fin da quando ero bambino, solo gli arcani maggiori. E quindi, non essendo io un tuttologo e parlo, e quindi ho sempre deciso di parlare di ciò che conosco e di cui ho fatto esperienza in positivo e di ciò che si è rivelato utile praticamente per me, ho scelto di trattare solo gli arcani maggiori e lasciare ad altri l'utilizzo degli arcani minori. Perfetto. Qualcuno mi chiede, è possibile una lettura dei tarocchi? Sì, è possibile. Io so fare solo letture psicologiche, però non letture divinatorie. In altre parole, io non tento e non ci provo neanche a indovinare il vostro futuro. Posso però vedere insieme cosa ci dicono queste carte degli arcani maggiori sul vostro attuale percorso di vita. Qual è, per esempio, l'arcano maggiore che in questo momento vi somiglia di più? Per esempio. E poi degli altri giochi che potremmo vedere la volta prossima che ci vediamo. Lasciamo qualcosa per la volta prossima, naturalmente. Ok? Allora, non so ancora quando sarà la prossima serata insieme. Ne parlerò insieme a Giorgio e vediamo di stabilire una data se vi fa piacere. A me farebbe molto molto piacere ritrovarci tutti insieme almeno un'altra volta per continuare a parlare di questo argomento. D'accordo? Così concludiamo la nostra esplorazione degli arcani maggiori. Benissimo. Allora, vi comunicherò la data del nostro prossimo incontro, appena la saprò, via Facebook. Se volete, potete chiedermi l'amicizia, naturalmente, potete scrivermi alla mail che vi ho scritto e ci sentiamo quando volete voi. D'accordo? Anche individualmente. Bene, allora a questo punto io vi auguro buona serata e ci sentiamo presto. Ok, ciao, ciao a tutti, ciao ciao ciao, termino, ciao, alla prossima.